Per iniziare questa meditazione sulla gratitudine, inizia con qualcosa di semplice che stai sperimentando in questo momento. Potrebbe essere il profilo di un albero che ondeggia dolcemente nel vento. Oppure il calore della luce del sole sulla tua pelle. O forse l'esperienza di comfort dalla sedia su cui sei seduto. O la semplice meraviglia di fermarti nel mezzo della tua vita frenetica per impegnarti con questa pratica proprio ora. Scegli una cosa da notare e permettile di entrare pienamente nella tua esperienza. Lascia che l'apprezzamento e la gratitudine sorgano e riempiano il tuo corpo e la tua mente. Ora, pensa a qualcuno, anche se non lo conosci bene, ma che in un qualche modo ha sostenuto la tua giornata. Potrebbe essere l'autista dell'autobus, la persona che ti ha servito la frutta. Quel signore che ti ha sorriso al bar, l'autore del libro che stai leggendo proprio ora, o permettiti di sentire come hai beneficiato del dono del loro lavoro o dei loro gesti. Permettiti di sentire apprezzamento e gratitudine. Pensa agli strumenti che disponi per sostenere il tuo lavoro e la tua vita. Il tuo computer, il tuo cellulare, i tuoi libri, gli edifici, le attrezzature. Scegli una di queste cose e considera tutto ciò che è stato necessario per la sua creazione. Apprezza e prova gratitudine per avere accesso a questi strumenti. Prova gratitudine per le persone con cui lavori e vivi. Pensa ad una persona in particolare, il cui lavoro o sforzo sostiene direttamente il tuo lavoro nella vita. Apprezzane il suo contributo, la sua buona intenzione, dicendo nella tua mente e nel tuo cuore grazie. Ora porta alla mente e al cuore qualcuno a cui tieni. Visualizzalo, sentilo. Pensa a ciò che questa persona significa per te. Cosa apprezzi di lui, di lei?
chi è. Pensa, senti l'esperienza che avete insieme. E mentre immagini e senti tutto ciò, nota quali sentimenti stai provando, quali sensazioni percepisci nel tuo corpo, specialmente nella zona del tuo cuore. Permetti a te stesso di esprimere gratitudine nei suoi confronti. Ringrazialo per essere chi è e per la sua presenza nella tua vita. E immagina che adesso, ora, riceva la tua gratitudine. Ora, porta alla mente e al cuore qualcosa in particolare per cui sei grato oggi. Senti l'apprezzamento e la gratitudine per la sua presenza nella tua vita. Mentre porti alla mente queste cose per le quali sei grato, permetti a te stesso di riposare nell'esperienza. Quando coltivi la pratica della gratitudine, potresti persino scoprire che sei in grado di essere grato per esperienze difficili o spiacevoli. Porta alla mente un'esperienza impegnativa nella tua vita, una per la quale vorresti essere in grado di esprimere gratitudine. Offri la tua gratitudine e riconoscenza. Ringrazia questa sfida per ciò che può offrirti. Gratitudine per il tuo corpo, gratitudine per la tua mente, gratitudine per il semplice fatto di essere vivo in questo momento. Infine, apprezza l'opportunità di fermarti. E sperimentare questa stessa pratica di gratitudine in sé. Per tutto ciò che ha portato alla mente e al cuore durante questa meditazione, per tutti gli innumerevoli doni nella tua vita di grazie. A tutte le persone, a tutto ciò che ti circonda e fa parte di te, per tutto ciò che hai sperimentato nella tua vita, per tutto questo, grazie. Permetti al senso di gratitudine di riempirti completamente mentre ispiri ed espiri. Fermati sul respiro proprio qui, proprio ora, pienamente vivo e presente in questo momento. Finisci con un respiro profondo, completo dentro di te e un lungo e lento respiro fuori te.
delicatamente e lentamente apri gli occhi. Apri gli occhi e riporta la tua consapevolezza nel luogo in cui sei. Se vuoi estendere la pratica della meditazione di gratitudine, coltiva l'abitudine di pensare a qualcosa per cui ti senti grato ogni mattina appena ti svegli. Potresti anche provare a esprimere apprezzamento oggi a una persona per la quale ti senti grato. Se ti aiuta, sentiti libero di scriverlo in un diario. Trovi il mio diario della gratitudine in descrizione video qui sotto. Di semplicemente grazie.